all'ultimo entrato Mazzocco. L'Avellino continua a fare la partita, ha avuto una buona occasione anche per fare il tris, però il passaggio di Bastola per Rastelli non era dei migliori, dunque nulla da fare. Avellino ancora in attacco, minuto 14 della ripresa, Avellino 2 Cittadella 0. Ricordo Puleo nel primo tempo, Ghirardello nella ripresa. Ok, grazie. 15 minuti a Reggio Emilia ed è sempre la Reggiana che mantiene il pallino del gioco. Il Napoli, nonostante l'innesto di Monteguino e Cornelison, non riesce a dare una svolta alla partita. Paolo? No, la Reggiana in questo momento sta controllando benissimo la gara. In questo momento il Napoli è in grave difficoltà. Diciamo, sta legittimando ancora di più un vantaggio comunque meritato. Sì, il Napoli in difficoltà perché non solo non riesce a creare situazioni pericolose per la difesa della Reggiana, ma dà la sensazione di fare un po' di fatica a passare la metà campo perché la Reggiana resta sempre molto alta nella pressione. Ora ci prova con Mora, il Napoli a venire via, pallone di Mora è però intercettato da Foschini e la Reggiana riparte subito. Attenzione, ora esce male Scarlato e c'è un giocatore solo, Minetti davanti a Belardi, ancora Belardi, Pignoffo quasi sulla linea, salva su Minetti che aveva forse trovato la porta, la posizione impossibile, bravo però Belardi, diciamo in uscita basta a costringerlo.